L'arte nella natura non deve essere un'esibizione di tecniche fantastiche, d'uso di materiali naturali, né espressione di grandezza e fantasia. Entrare nella natura significa creare un rapporto di scoperta, di rispetto, anche di gioco, ma con intento serio e consapevolezza. L'installazione può aiutare a identificare un luogo e a conoscerlo meglio. Contatto profondo di materia, disgregazione e ritorno, reincarnazione. La natura diventa scopo di vita, forse è racconto, illustrazione. Qual è l'intervento artistico? Semplicemente l'attraversare, lo scuotere le erbe, pungersi con i cardi, graffiarsi col grano. Qual è il rapporto col nostro tempo? Sacralità nel senso di essenza, di verità. Oggi non più vivibile e quindi mancanza, attesa. Non è l'opera, ma il compimento, il rituale, l'avventura intellettuale, l'accordo. Qua abbiamo tante conchiglie, tanti sacchi, reperti, cocci antichi. La catalogazione, la più importante, è la raccolta della spazzatura. E quella si mette tutto su una busta e si porta via, non si tiene. Si tratta di realizzare delle opere col materiale naturale, biodegradabile, che elimina il problema della spazzatura. E questo deve essere esteso a tutta la produzione di tutto quello che fa, di tutto quello che si fa, di tutto quello che si produce. Bisogna arrivare a quello. Altrimenti finiremo come quelle buste di plastica che arrivano sulla spiaggia, spinte dalle onde, che si ricoprono di alghe ed è una specie di mischio tra busta e alga, non si capisce più bene dove comincia la plastica, dove finisce, dove già. E questo potrebbe succedere anche a noi, ci trasformeremo in una specie di alghe plasticose.
Quanta non si piove a me là, nel tuo stadio.